Qual è il vero obiettivo di 100 Gigs? Da ormai qualche settimana Drake ha deciso di regalare ai suoi fan 100 giga di contenuti inediti riguardanti la sua musica. In modo particolare ha creato un sito web dove è possibile ascoltare alcuni brani mai pubblicati in via ufficiale, vedere filmati di alcuni suoi vecchi concerti o mini documentari in studio. La vera domanda è perché? Perché Drake da un giorno all'altro ha deciso di rendere pubblici tutti questi contenuti? Ho provato a dare una risposta, ma prima di dirtela, se ti piacciono questi contenuti ti invito a seguirmi. Se ne possono dire di ogni colore sul suo conto, ma una cosa è certa, non è uno che fa le cose a caso. Viviamo in un'epoca in cui un po' tutti possiamo ritagliare una clip e caricarla sui social. Se ci va bene, questo contenuto ha anche delle buone possibilità di andare virale. Probabilmente quello che Drake vuole fare è proprio questo, far parlare di sé, un po' come ha sempre fatto. Bisogna ricordare che viene da un periodo in cui, in seguito al dissing con Kendrick, la sua immagine si è in parte macchiata e forse è anche passata un po' in secondo piano. Per come la penso io, questo potrebbe essere un semplice modo per tornare al centro dei riflettori. Tu invece che ne pensi? Hai provato a darti una risposta?